da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termini e condizioni su unieuro.it. One Podcast. Tutti i pianeti si muovono in moto diretto, quindi se il pianeta retrogrado è un pianeta che ci ripensa, che tituba e che non ha voglia di agire, adesso al contrario ogni iniziativa partirà a razzo. Io sono Ginny e questo è l'Oroscopo Podcast della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023. Ariete. Hai le idee confuse ma la voglia di tirare pugni come un boxer in riscaldamento. Le due cose insieme in effetti potrebbero essere pericolose. Spesso, quando le emozioni sono forti, si fa fatica a dirigerle con calma verso l'uscita, un po' come la folla dei salti, per intenderci. L'amore non deve starti ad ascoltare ma abbassarsi solo i jeans. Alla faccia! Te lo dico nell'orecchio. Giovanni Truppi è un cantautore napoletano che mi piace molto. Ha scritto una canzone che dovresti sentire, si chiama La felicità. E il ritornello fa: andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Come dire che forse la cerchiamo troppo e la scriviamo apposta. Ma vedi tu, cose da fare subito, una lezione di balli rockabilly. Toro. Dici tutto, ma proprio tutto quello che pensi, praticamente col cuore in mano e con un megafono per essere sicuro che sentano tutti. Schietto e diretto, tanto che quasi farai addirittura tenerezza. Il bello è che dopo anni di Saturno contro, adesso ti senti saggio e hai l'impressione di non avere tempo da perdere in sottintesi. In effetti è proprio così. L'amore è pronto ad entrare in campo come un nuotatore dopo lo stretching. Te lo dico nell'orecchio. Sai cos'è il bagno di foresta in giapponese Shinrin-yoku? È un'attività di community multidisciplinare che si svolge appunto nella foresta. Dallo sport alla bionatura, pare potenzi il sistema immunitario e doni benefici psicofisici. Fossi in te lo proverei. Cose da fare subito, una giornata alla spa. Gemelli. Siete dei veri stronzetti, ma la cosa non vi offende, anzi, vi piace molto fare i belli dannati e lasciare dietro di voi file di illusioni sgretolate. Marte vi fa sentire ancora dei maci dal cuore duro, mentre Venere riduce al minimo l'attenzione alle emozioni altrui. Detto così, sembrate Crudelia De Mon, ma sono sicura che abbiate consapevolezza di quanto siete sexy. L'amore sei sempre un inguaribile sciupa femmine, o sciupa maschi, come vuoi. Te lo dico nell'orecchio. Sam Gosling, professore presso l'Università di Austin in Texas, ha condotto una ricerca sulle nostre scrivanie. Quello che c'è, quello che manca e come lo disponiamo dice molto della nostra personalità. Praticamente una finestra sulla nostra anima. Se c'è ordine, preferite i cibi sani, una politica conservatrice e un modo di fare generoso. Ma se c'è caos, siete più anticonvenzionali, creativi e inaffidabili. Vai a sistemare. Cose da fare subito, rimettere i pattini a rotelle. Cancro. Ma che animale è? L'insicurezza blocca ogni tua espressione, quindi le emozioni, che nel frattempo sono diventate tantissime, sono bloccate come i fan dietro i cancelli prima che aprano per il concerto. Per fortuna l'amore non ha bisogno di tante dichiarazioni, fatti possono temporaneamente bastare. L'amore arriva nel weekend, tieniti pronto. Te lo dico nell'orecchio. Guido Catalano è un poeta torinese, alcuni lo definiscono la rock star della poesia italiana. Ma io lo amo, eh. Poeta d'amore ma con brio pragmatico. Esce la sua nuova raccolta di poesie da tenere di nuovo sul comodino. Si intitola Smettere di fumare baciando, o almeno provarci. Rizzoli editore. Cose da fare subito? Comprare un planner settimanale collegato al telefono, così non ti dimentichi. Leone. Finalmente ritorna a scorrere l'amore come il sangue nel piede che si è addormentato. Sei vivo, ottima notizia. Anzi, per dimostrare che provi delle cose, non ti tirerai indietro davanti ad alcuna avance e sarai il primo a proporre notti di fuoco che nemmeno Nicki Minaj nei suoi video più hot. L'amore gorgoglia il desiderio nel cuore come il ragù nella pentola. Te lo dico nell'orecchio. Gioachino Rossini era una testa calda e pare compose la sua opera buffa, cioè il Barbiere di Siviglia, in meno di 2 settimane e per scommessa. Vedi che sui geni qualche volta un po' di stress fa fare miracoli? Provaci. Cose da fare subito, sport. Tanto ma tanto sport. Vergine.
ti svegli la mattina con l'intenzione ferrea di trovare più motivi di discussione, polemica, litigi e rimostranze di quanti possano effettivamente esistere. È proprio che ti prudono le mani e ti formicola quella zona del cervello da cui partono le lamentele. Per starti vicino bisogna ignorarti. L'amore lo tratti come la vicina impicciona, lo eviti. Te lo dico nell'orecchio. Il 37% delle donne italiane non possiede un conto corrente e solo il 49% lavora. Sono i dati dai quali parte, spiegandoceli, Azzurra Rinaldi nel suo libro Le signore non parlano di soldi. Dovremmo leggerlo tutti perché la macroeconomia non è una questione di genere. E tu lo sai bene, Verginona. Rizzoli Editore. Cose da fare subito, rivedere la pensione integrativa che ti ho messo l'ansia. Bilancia. Bilancia di alta precisione. C'è ancora quel piccolo problemino per cui la bocca parla prima che il cervello si sia innescato per fermarla. Quando fa partire la sirena è troppo tardi, insomma. Continuo però a sostenere che questa nuova vita da ribelle rock ti sta piacendo e perdere il controllo, soprattutto sulle dichiarazioni compromettenti, potrebbe addirittura eccitarti. Che cosa ho detto? Cosa dirai? Cosa dirò? Non lo so, fammi sapere. Vorrei esserci. L'amore è sempre vietato ai minori, te lo dico nell'orecchio. Sara Bernhard, bilancia anche lei, è stata nella metà dell'Ottocento una delle più grandi attrici teatrali. Soprannominata La Divina, fu amante di D'Annunzio, ispirò Proust e dichiarò apertamente di essere bisessuale. Ma non solo, fondò la propria compagnia teatrale e andò a cercare fortuna a New York, dove la trovò. E come? Insomma, ti senti un po' come lei adesso. Cose da fare subito? Mettere in atto una piccola ribellione. Scorpione. Dopo tutte queste settimane di sfiga, adesso hai il posto ad honorem. Sei tu il segno fico della settimana. È tornato l'amore a citofonare quando oramai avevi perso le speranze e tu ricominci anche a commuoverti per un film romantico. Devi riprenderci un po' la mano. Per qualche giorno però stai in quell'equilibrio perfetto che ti fa sentire di aver trovato finalmente la pace. È una sensazione effimera, ma goditela. L'amore dovrai farti perdonare. A letto ti viene meglio. Vedi, e beh, insomma, adesso non è sempre tutto sfiga. Te lo dico nell'orecchio. Marzia Benvenuti e Romeo Lippi sono due psicologi che hanno scritto Love Star, una guida per donne sentimentalmente ambiziose. Promettono che con questo non scapperemo più dalle relazioni. Io nel dubbio lo leggo. Cose da fare subito: recitare poesie ad alta voce, anche da solo. Sagittario. Se hai dei giorni di ferie, prendili tutti adesso, perché sei tu il segno schifo della settimana. È una di quelle settimane, amico mio, in cui qualsiasi cosa dici è probabilmente quella sbagliata, anche se te l'avessero suggerita. Una di quelle settimane nelle quali dovresti mettere il cervello nel freezer e la lingua legata come il cane fuori dal supermercato. Non prendere decisioni e qualsiasi cosa ti chiedano tu fai come l'opossum e fingiti morto. L'amore preferisce la riunione condominiale ad una seratina a lume di candela. Te lo dico nell'orecchio. Hai bisogno della saggezza del mago più potente di sempre, Albus Silente. Disse ad Harry Potter: sono le scelte che facciamo, Harry, che dimostrano ciò che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. Da Harry Potter, La Camera dei Segreti, Salani Editore. Cose da fare subito, rivedere un fantasy. Capricorno. Dici poche cose, ma con la stessa determinazione di Gesù che detta 10 comandamenti a Mosè. E nessuno osa contraddirti perché emani quella sicurezza che solo il preside o il giudice di pace. Sappi che funziona anche in amore e anche se dovessi disgraziatamente avere torto evidente. Sfrutta finché si può. L'amore decidi tu, anche in coppia. Te lo dico nell'orecchio. Per te che per le cose che valgono sai attendere, consiglio la saga horror Blackwater, un romanzo familiare nell'Alabama del secolo scorso. E come aveva voluto l'autore, Michael McDowell, viene pubblicato in 6 libri che escono uno ogni 15 giorni, stile Dickens, e con delle copertine fatte da artigiani librai, Neri Pozza Editore. Cose da fare subito, prove di sorrisi allo specchio. Acquario. Pragmatico. Questo è l'unico modo che conosci di esprimerti questa settimana. Ogni mattina sai di dover correre più veloce dei dubbi e come un giocatore di rugby di dover buttare la palla nella porta avversaria prima di essere placcato da qualsiasi ripensamento. Anche in amore, dici sì subito e poi se mai chiedi delle piccole rettifiche. L'amore se ne va, ma ti lascia tanto sesso, non ti lamentare. Te lo dico nell'orecchio. Secondo il calendario celtico pagano, il 1° febbraio si festeggia Imbolc, la festa della primavera. Ottimisti sti Celti.
Comunque, è una festa di luce dove ci si divertiva parecchio. Il protagonista era ovviamente il fuoco. Nella cultura cristiana poi è diventata la candelora, con le candele appunto. Quindi anche per quest'anno abbiamo superato l'inverno, ok? Cose da fare subito: comprare l'olio per i massaggi. Pesci. Va bene che essere lunatici possa persino essere sexy, ma direi che tu te ne approfitti un po' questa settimana, pesciolona. Ti trasformi da riccioli d'oro a maga magò nel giro di 10 minuti, anche durante una stessa frase. Anzi, esagero, anche durante una stessa sessione erotica. Di sicuro non ci si annoia. L'amore ti corre incontro come nella scena della stazione dei treni nei film in bianco e nero. Te lo dico nell'orecchio. Marioka Shoten è una libreria nel quartiere giapponese di Ginza, a Tokyo, che è un po' la nostra Monte Napoleone. Praticamente si vende un libro solo alla volta e per una sola settimana. Quando si dice che il piacere per te è esclusivo, si intende così. Cose da fare subito: riguardare un film di Charlie Chaplin. Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Oroscopo Podcast della settimana. L'Oroscopo Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termini e condizioni su euro.it.